Buonasera, buon venerdì, bentornati a Squadra che vince. Ieri, come vediamo dal sito veronanetwork.it, si è conclusa formalmente la 19ª edizione della settimana veronese della finanza. L'ultimo appuntamento, il quinto, dedicato al mercato agroalimentare. Abbiamo avuto ospiti Albino Armani, presidente del Consorzio delle Venezie, Giuliano Menegazzi, presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia, e Paola Giagulli, direttrice del Consorzio Monte Veronese DOP. Però questa edizione non è ancora terminata, diciamo così, perché stasera torniamo sull'argomento banche. Abbiamo due interviste importanti per far capire che ci sono istituti di credito che sono particolarmente vicini al territorio, nonostante le tante difficoltà. E allora questa sera potrete ascoltare la voce, le parole di Moritz Moroder, che è, nell'altra alta dirigenza di Sparcasse, la cassa di risparmio di Bolzano, che conta ben 11 filiali anche sul territorio veronese ed è presente un po' in tutto il nord-est. A seguire andremo ad Ala, dove incontreremo Alberto Poli, che è il direttore commerciale invece della cassa rurale Vallagarina, il quale appunto confermerà come questa BCC, che fa parte del gruppo Cassa Centrale, sia banca del territorio, così come è da statuto per tutte le banche a credito cooperativo. E quindi non mi dilungo oltre, puntata appunto dedicata alla finanza, alle banche. Iniziamo con Sparcasse e poi l'intervista a Poli di Cassa Rurale Vallagarina. È arrivato Pantheon di novembre, Marco Benatti, ho imparato dagli errori, Michele Roncada, la moda della moda vintage, Speciale Economia, la classifica dei lavori più richiesti e ancora tutti gli spettacoli e gli eventi del mese. Pantheon, il mensile gratuito di Verona in 1500 punti di distribuzione di Verona e provincia e in digitale. Scopri di più sul giornalepantheon.it. Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che vince. Siamo su Radio Adige TV, continuiamo le nostre interviste che rientrano nella 19ª edizione della settimana veronese della finanza. Torniamo a parlare di banche e diamo il benvenuto a Moritz Moroder, di Sparcasse, la cassa di risparmio di Bolzano. Benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. La ringraziamo per essere qui con noi, per esserci venuto a trovare nei nostri studi. Facciamo vedere immediatamente anche un riferimento a monitor, sparcasse.it. Questo è il sito internet, della banca che, udite bene, affonda le sue radici nel 1854, quindi l'anno prossimo, Moroder, festeggerete i 170 anni delle vostre origini, su una banca che ha una storia molto lunga. Si può considerare proprio banca storica. Siamo ovviamente orgogliosi di questo anniversario che festeggeremo, che poi è nata come tutte le casse di risparmio in Italia e nel 92 è stata trasformata in SPA e ovviamente oggi abbiamo la nostra fondazione, la mamma fondazione, che per noi è molto importante perché è molto attiva sul sociale. E questo ovviamente è importante anche per i nostri clienti. Ricordiamo alcuni numeri importanti, perché se non sbaglio, insomma, voi avete una rete di oltre 100 filiali, 11 nel veronese, questo è importante dirlo, e avete oltre quasi 2000 collaboratori, insomma, o sbaglio qualche No, numero? no, corretto. Adesso forse gli spettatori sanno che la Cassa di risparmio di Bolzano, quindi la Sparcasse come la chiamiamo noi, ma Sparcasse, vedo che la assolutamente. chiamano così anche tutti i nostri clienti nel veronese, abbiamo acquisito la maggioranza delle quote di Civibank, quindi della banca del Cividale, e assieme adesso facciamo il gruppo Sparcasse che effettivamente conta quasi 2000 collaboratori. Come Sparcasse noi abbiamo 105 filiali, di cui ben 11 nel territorio veronese, sia in città che nei distretti un po' periferici, e siamo ben, diciamo, ho il coraggio di dire che siamo anche Assolutamente una banca un po' territoriale e quasi capillare. sì. Tra l'altro è simpatico anche un payoff che compare nella vostra comunicazione: se il tuo cuore batte a nord-est, vieni a trovarci. È un modo per dire, se siete nel territorio compreso nel nord-est, insomma, ci siamo anche noi, bussate
nostre porte, venite a trovarci. In cosa secondo lei, poi entriamo un po' nel dettaglio, la vostra banca è magari un po' differente rispetto ad altre già presenti sul territorio? Ma io senza presunzione, senza essere arrogante, direi che siamo una veramente la banca del nord-est, perché adesso come territorio lo curiamo dal Brennero fino a Verona, fino al Friuli, e siamo diversi perché siamo una banca territoriale locale vicina alla clientela, tanto che noi veramente come direzione andiamo anche a visitare le PMI, e abbiamo però una struttura specialistica con tantissime competenze che non ha nulla da invidiare alle banche nazionali. Quindi siamo vicini al territorio con delle expertise, con dei servizi che sono veramente di altissimo livello, di una competenza che ci viene anche attribuita che è molto elevata, devo dire. Ha parlato di PMI, sono un po' il nostro target, quindi le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura importante non solo del Veronese, del Veneto, ma di tutta l'Italia. Sappiamo che per le piccole e medie imprese questi ultimi anni sono stati particolarmente impegnativi. Si è partiti con il rincaro dei costi energetici, poi l'innalzamento dei tassi ovviamente sui mutui, questo riguarda anche le famiglie, gli sconquassi dovuti anche alle tensioni geopolitiche, la guerra russo-ucraina, ora Israele, insomma momenti difficili che provocano dei rallentamenti nell'economia. Voi in questo periodo avete cercato di essere vicini alle aziende? Direi proprio di sì, effettivamente come dice lei si passa da una crisi all'altra, perché non se ne esce da una, non se ne risolve una che nasce la prossima. E noi come Sparkasse abbiamo, iniziando diciamo per quanto riguarda i tassi, noi siamo stati anche elogiati dai privati in modo particolare, perché i nostri mutui fatti ai privati sono stati fatti per la maggior parte a tasso fisso, quindi questi clienti oggi sono in una situazione confortevole che non hanno subito degli aumenti delle rate. Anche le PMI per quello che potevano hanno fatto qualche tasso fisso, però noi siamo stati fra i primi a proporre delle moratorie, quindi siamo venuti incontro veramente alle esigenze, alle chiare difficoltà, certo, diciamo, certo, che le imprese dovevano affrontare, facendo le moratorie e poi anche dando dei prestiti specifici per il caro energia. Quindi allo stato attuale noi vediamo che il sostegno è stato anche molto apprezzato, e quindi continuiamo su questa strada. Sì. Assolutamente. Caro Energia, immagino che siate impegnati anche su tutto il mondo della transizione energetica, ecologica. Si parla tanto di ESG, insomma questi fattori che incideranno sempre di più anche nell'erogazione del credito. Ecco, state cercando di coinvolgere le vostre imprese verso questa direzione? Assolutamente, come da normativa abbiamo anche dedicato delle persone specifiche, incaricato un responsabile ESG in banca e quant'altro, però noi oltre alla normativa ci crediamo, quindi noi anche ieri ho partecipato ad un incontro in provincia di Bolzano dove hanno presentato un rapporto dell'OCSE dove anche noi abbiamo collaborato. E devo dire che noi veramente stiamo facendo tanto, sia come banca noi stessi, quindi assumendo degli atteggiamenti sostenibili, ma anche sviluppando dei prodotti, delle iniziative che portano i nostri clienti a quello che si chiama la transizione, quindi non è che finanziamo solo quello che è green, ma finanziamo anche quelle iniziative che portano le imprese a questo cambiamento che ognuno deve percorrere. Assolutamente, deve percorrere, perché non è più un'opzione, no? È diventato quasi un obbligo tener conto di alcuni cambiamenti, anche diciamo così, un'assunzione di responsabilità diversa nei confronti dell'ambiente e della società in cui si opera. Assolutamente. Siccome parliamo anche di filiere agroalimentari, no? All'interno della Settimana Veronese della Finanza, il tema dell'agricoltura è a voi molto caro. A noi sì, provengo adesso, io personalmente provengo dalla Val Gardena, quindi lì abbiamo il settore del turismo, però come banca ovviamente in Trentino Alto Adige siamo molto votati anche al tema dell'agricoltura agroalimentare,
E proprio su questo segmento la nostra banca ha deciso di inserire nella politica creditizia del 2024 dei plafond specifici per sostenere questo segmento che per noi è, a parte che è conosciuto, Ma certo. è interessante e noi vediamo veramente delle interessanti prospettive anche su questo segmento. Quindi ci siamo con dei prodotti specifici, ma anche con i nostri consulenti che hanno, come posso dire, l'accesso anche sia ai finanziamenti che anche ai fondi specifici che esistono, diciamo, su questo fronte. Quindi sì, siamo qui proprio per questo segmento. Rimarrei proprio un attimo ancora su questo tema delle filiere. In Trentino, ma anche in Alto Adige, c'è la cultura della filiera. È, diciamo, pervasiva, è all'interno di tutti i vostri imprenditori. È una capacità innata che avete, no? Di mettervi insieme e di valorizzare i prodotti non singolarmente, ma in maniera ampia. Glielo chiedo magari, visto che come banca avete un osservatorio su queste situazioni, no? Non lo so se è innata, Però avete capito che è però sta utile. di fatto che noi o i nostri imprenditori hanno capito che è utile come presentarsi sui mercati che sono sempre più internazionalizzati e lì da solo si fa veramente fatica ed è bello vedere come proprio anche nel settore agroalimentare, queste collaborazioni Certo. fra queste imprese che sono anche abbastanza piccole. Abbia portato ad un'immagine, ad un innalzamento della qualità che è veramente apprezzato dai mercati esteri, in maniera evidente, no? Quando anche io vado all'estero, in Germania, abbiamo anche una filiale noi a Monaco, questa rete, diciamo, dell'Alto Adige è veramente molto molto apprezzata. Viene apprezzata. Dicevamo, sostenibilità è uno dei vostri pilastri. Ce ne sono altri due, innovazione e persone. Partiamo magari un po' dall'innovazione. Sicuramente siete attenti ai temi della digitalizzazione, state cercando di accompagnare la vostra clientela anche verso questa strada, giusto? Sì, assolutamente. Cioè, oggi la digitalizzazione è un must, lo facciamo noi internamente, portando i nostri sistemi ad essere sempre meno cartacei, quindi più digitalizzati, ma sosteniamo ovviamente anche le imprese che sono tutte chiamate, anche dai vari, fondi che vengono messi a disposizione a fare questo passo. Ma noi vediamo veramente le imprese anche sul Veronese che fanno dei bei passi avanti in tema di digitalizzazione. Quindi qui ci siamo. Per quanto riguarda le persone, è una bella cosa che diciamo essere nella posizione mia di poter dire che le nostre filiali crescono, che stiamo assumendo. Solo per un esempio che le posso fare, abbiamo non festeggiato, ma abbiamo chiamato settimana scorsa 105 persone, mi sembra che erano, cosa vuol dire? 105 collaboratori che hanno iniziato a lavorare nella Sparkasse nel 2023. È chiaro che c'è un certo ricambio anche di collaboratori, qualcuno va anche in pensione, però stiamo assumendo veramente tanto e quello che facciamo poi è seguirli in maniera molto specifica e attenta nella loro crescita, perché noi abbiamo bisogno come banche di persone altamente competenti per servire meglio i nostri clienti. E che siano consapevoli anche di portare all'esterno l'immagine di un gruppo bancario che dicevamo è storico. Vediamo proprio dal vostro sito proprio anche la notizia in cui viene riportato ciò che ha detto, importante ricambio generazionale in Sparkasse, all'insegna del motto Welcome on board, appunto Sparkasse ha dato il benvenuto, come diceva Moroder, a oltre 100 nuovi collaboratori assunti nel 2023, quindi davvero un'operazione importante. Una banca che diciamo, ha ottenuto anche, vediamo un'altra notizia importante, un risultato altrettanto storico perché l'assemblea dei soci ha approvato la distribuzione di un dividendo straordinario portando il complessivo a circa 26 milioni di euro con un rendimento del 4,37%, mai così alto il dividendo per la vostra banca, quindi è importante anche sottolinearlo. Corretto anche questo, e ovviamente motivo d'orgoglio per noi dare questo dividendo. Diciamo che è un anno straordinario, bisogna anche ammetterlo, no? Certo. Per le banche, che dovuto a, diciamo, questo innalzamento dei tassi ha finalmente anche potuto respirare un po' come marginalità, però dobbiamo anche pensare a tutti gli anni difficili che abbiamo alle spalle.
e le riserve che le banche devono mettere, diciamo, come riserve proprio per tempi anche un po' Affrontare, esatto, più magari difficili. tempi più Quindi difficili. noi abbiamo avuto una marginalità anche superiore, e poi ovviamente non tutto viene distribuito come dividendo, però distribuire dividendo al 4% oggi è veramente una bella cosa. Quindi anche i nostri azionisti sono molto contenti. Senta, dicevamo, la vostra banca nasce chiaramente a Bolzano, però avete una presenza, dicevamo, molto importante sul Veronese. Ecco, che territorio è quello del Veronese in base alla sua esperienza anche? Gli imprenditori veronesi, dicevamo prima che sono molto attivi, ma il territorio veronese in particolare che caratteristiche ha secondo lei? Ma per noi, il territorio veronese è veramente molto interessante perché ci troviamo davanti degli imprenditori che sanno il loro mestiere, che sono molto variegati, quindi i segmenti da seguire sono tantissimi, vanno veramente da quelli che conosciamo noi in Alto Adige e poi si va sul manufatturiero, adesso mi sfuggono Ma i anche il vino segmenti. banalmente, Beh, il no? Aspetta vino, un po'. diciamo, lì siamo forti anche noi, quindi giochiamo Esatto. in casa. Dai. Però diciamo che gli imprenditori sono veramente molto variegati, molto interessanti e noi abbiamo deciso di seguire questo territorio, oltre che con 11 filiali dislocate qui, anche con delle strutture specialistiche che si chiamano consulenti imprese, che curano proprio queste piccole e medie imprese in maniera dedicata. Quindi noi ci siamo dati l'obiettivo di non gestire troppi clienti su una persona, perché poi uno non ha più il tempo di dedicarsi alle esigenze specifiche Certo. del cliente, ma di dare un certo numero limitato a questi consulenti, che hanno quindi la possibilità di andare a visitare le imprese, di conoscere l'imprenditore. E questo fa la differenza, perché quando uno conosce l'impresa, la filosofia, la strategia che ci sta dietro, anche noi come direzione facciamo molto meno fatica a deliberare e a seguire queste iniziative. Chiuderei, Moroder, con, diciamo, parlando del vostro azionista di maggioranza che è la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, perché attraverso questa, diciamo, realtà siete molto vicini al territorio, finanziando progetti legati, anche qui si parla di sostenibilità sociale, legati ad associazioni, diciamo, associazioni sportive, di solidarietà, nell'ambito sociale, insomma. Essere banca oggi significa essere vicini anche a questo tipo di tessuto, no? Sociale in particolare. Sì, diciamo che noi, come ho detto prima, la fondazione per noi è la mamma. Da un lato ci mette, diciamo, in luce proprio per queste iniziative sociali e culturali, anche una cosa Culturali, molto, molto sì. importante, che viene dato, diciamo, sostegno al territorio sia su iniziative sociali ma anche culturali. Dall'altro lato è una tutela per la banca, che ha un azionista di maggioranza che ha come obiettivo non quello di massimizzare gli utili, ma quella di sostenere il territorio. Quindi abbiamo una fondazione che ci dice: lavorate bene, tenete aperte le filiali, non chiudete le filiali come succede su altri fronti, e investite nel territorio pur di fare il bene dell'economia territoriale. Quindi questo è veramente un modo di lavorare molto, diciamo, appagante per noi, ma Certo, credo anche, come posso dire, efficace per il efficace. territorio. Chiudiamo davvero, cosa prevede un po' il futuro di Sparkasse? Possiamo anticipare qualcosa? C'è la volontà sicuramente di consolidare ciò che già c'è, si può guardare anche un po' oltre, si può allargare un po' il territorio. Diciamo che è meglio non fare grosse, tante, tante Previsioni. previsioni. Quello che posso dire sono delle certezze. Noi siamo nel mentre di fare un nuovo piano industriale 2024-27. E sono già sicuro, perché conosco i titoli di lavoro, il territorio veronese verrà rafforzato con un incremento delle risorse specialistiche. Allora, non intendiamo aprire altre filiali, però sappiamo che andiamo a ricercare e a far crescere dal nostro interno dei consulenti imprese, che quindi si Certo. occuperanno del territorio
locale. Per essere ancora più vicini, sì, diciamo, alle imprese e agli imprenditori e alle imprenditrici di Verona. Grazie allora veramente a Moritz Moroder per averci raccontato di più e in maniera più approfondita anche questa realtà, Sparkasse, la Cassa di Risparmio di Bolzano, una realtà ben consolidata anche sul territorio veronese. Grazie per essere stato con noi. È stato un piacere, grazie dell'invito ancora e auguri a tutti. Questa puntata termina qui, noi ci vediamo alla prossima. Buonasera, bentornati e bentornate a una nuova puntata speciale dedicata al tema bancario. Siamo verso la conclusione di questa 19ª edizione della Settimana Veronese della Finanza e andiamo tra poco a collegarci con il direttore commerciale della Cassa Rurale Vallagarina, Alberto Poli, perché torniamo a parlare di banche del territorio, banche e credito cooperativo. Dovrebbe essere collegato con noi Poli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dicevamo, Cassa Rurale Vallagarina, facciamo vedere a monitor il sito della banca, della Cassa Rurale Vallagarina, per dare un riferimento proprio anche al nostro pubblico. Eccolo qui, qui potete trovare tutte le informazioni necessarie per conoscere eventi, iniziative, prodotti e quant'altro. Poli, dicevamo, quest'anno per voi è un anno particolare perché celebrate il 125esimo anniversario di nascita del vostro istituto bancario e non sono mancate le occasioni, insomma, per celebrare questo appuntamento. Sì, sì, è corretto. Quest'anno abbiamo fatto il primo anniversario, i primi 125 anni di storia della Cassa Rurale. Abbiamo cercato di fare sul territorio delle manifestazioni a ricordo di questo importante traguardo della nostra cassa. Devi pensare che la nostra cassa è una piccola banca di credito cooperativo che si trova tra due territori, quello trentino e quello veneto. Abbiamo la sede ad Ala, in provincia di Trento, e in provincia di Trento lavoriamo in particolar modo nella Vallagarina e sugli altipiani cimbri. Mentre nel veronese è da oltre 30 anni che siamo nella provincia di Verona, prima con le prime aperture a Rivalta Veronese e poi successivamente nel 96 sull'altipiano della Lessinia e poi nel Caprinese. Negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna e anche l'interesse nostro di sviluppare ulteriormente la banca, andando anche in qualche modo controtendenza, mentre gli istituti, diciamo, più tradizionali chiudevano gli sportelli, noi abbiamo scelto una strada diversa, una strada di radicamento sul territorio, ampliando la nostra operatività anche a Verona e a San Pietro in Cariano e l'anno scorso anche a Grezzana. Siamo tra l'altro, così ricordiamo anche per la cronaca, che dall'anno scorso, dal 2022, la Cassa Rurale Vallagarina ha un nuovo presidente, si chiama Maurizio Maffei, lo vediamo dal sito veronaeconomia.it, qui il nuovo presidente. Vediamo anche l'esterno della vostra sede, appunto ad Ala, la sede principale, alcune immagini del consiglio che si era insediato appunto lo scorso anno, questa banca che abbiamo i dati del maggio scorso, ha chiuso il 2022 con 6,4 milioni di utile, in una cassa rurale, insomma, in ottima salute, che si è presentata poi ai propri soci il 7 maggio in occasione dell'assemblea annuale con la compagine sociale. Poi veniamo un po' all'attualità. Perché banca del territorio significa anche essere vicini alle famiglie, vicini alle imprese. Sappiamo che in particolare per le PMI non è stato un triennio facilissimo, prima l'emergenza Covid, poi i rincari energetici, poi l'innalzamento dei tassi da parte della BCE, insomma fattori che hanno un po' sconquassato, se non paralizzato in alcuni casi, le nostre economie. Nonostante questo, insomma, immagino siate stati proattivi e pronti anche a dare risposte e a dare un'iniezione di fiducia, insomma, agli imprenditori e agli artigiani del territorio che, dobbiamo dirlo, non si sono mai fermati. Sì, sì, te lo confermo. Il nostro legame col territorio si concretizza in questo, nel senso che se nel passato
le casse rurali e le banche di credito cooperativo sono nate per sostenere il credito, anche oggi è fondamentale che la cassa o comunque il gruppo del credito cooperativo si rivolga ai piccoli artigiani, agli agricoltori, alle famiglie. Questo è il nostro, tra virgolette, target di clientela. E, come dicevi ben tu, il periodo della pandemia ci ha visto erogare molti prestiti, anche legati alle iniziative governative, con le famose garanzie statali. E abbiamo cercato in tutti i modi di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese in quel momento particolare. Non stiamo abbandonando il territorio, anzi stiamo cercando di sostenerlo. Ogni giorno infatti si lavora nella nostra consapevolezza delle nostre radici, però dobbiamo sempre proiettare il tutto nel futuro e nel far crescere i nostri territori. Se crescono i nostri territori, cresce anche la banca. Noi, essendo radicati su delle zone operative ben definite, l'unica nostra, tra virgolette, forza è quella che il territorio cresca, e quindi noi dovremmo essere e dobbiamo essere uno degli attori principali in questa evoluzione. Infatti, insomma, si sta assistendo, specie negli ultimi anni, alle grandi aggregazioni bancarie, gruppi che crescono sempre di più a livello di masse, a livello di territorialità. Invece la vostra banca è radicata in maniera specifica, identitaria quasi, su un territorio, e ci conferma, insomma, che si può fare banca anche in questo modo, anche rimanendo magari più piccoli a livello di dimensioni, ma molto più verticali e molto più vicini, diciamo, al tessuto socio-economico territoriale. Infatti è questa la specificità delle banche di credito cooperativo. Occorre precisare che comunque la cassa fa parte di un gruppo bancario, che è Cassa Centrale Banca, che nel 2016-2017, con l'evoluzione della normativa, ha introdotto questa forma di tutela. È giusto che ci sia un gruppo che tuteli anche le banche minori, però il gruppo ci permette di fare quello che noi esprimiamo meglio, cioè la vicinanza al territorio, cioè impegnarci nell'attività bancaria, cercando di coniugare questa attività bancaria con il sostegno alle comunità. Nel senso, come dicevo prima, se cresce la comunità, cresce la banca. E questo è fondamentale per noi. La nostra specificità di banca di credito cooperativo è ciò che ci caratterizza, a differenza dei grossi istituti bancari. Non abbiamo altre forze che possiamo mettere in campo per creare distintività, se non cercare di esprimere questo. E poi una vostra carta distintiva è quella di arrivare anche in territori più periferici, e di farlo anche con una spinta innovativa particolare. Qui vediamo per esempio un articolo sempre su Verona Economia del 30 agosto scorso, dove avete inaugurato un nuovo punto operativo self-service a San Zeno di Montagna. Qui vediamo proprio il taglio del nastro di quella giornata con il presidente Maffei, insomma con altri esponenti bancari, il sindaco Maurizio Castellani di San Zeno di Montagna, insomma un'inaugurazione di una ATM che diciamo è davvero performante dal punto di vista tecnologico, e non è l'unica iniziativa nell'ambito digitale e dei nuovi strumenti che la banca ha inaugurato negli ultimi anni, no? Sì. Cambia il modo di rapportarci anche con i servizi bancari, e quindi la tecnologia deve essere funzionale a questa evoluzione. Infatti siamo 137 dipendenti, territorio è vasto, abbiamo 33.000 clienti, quindi la tecnologia diventa funzionale per quanto riguarda l'attività bancaria, diciamo più basica, mentre sulla parte che ci deve trovare impegnati quotidianamente è quello di trovare il sistema di crescere professionalmente per dare risposte alle imprese, alle famiglie. Quindi l'obiettivo nostro è quello di creare specifiche professionalità all'interno della banca che riescano a creare una consulenza dedicata alle persone, perché è fondamentale anche questo, dare risposte. Oltre che esserci, è fondamentale che la nostra struttura, la nostra rete commerciale
dia risposta ai clienti. Il rapporto umano, quindi la relazione, la consulenza, anche questo è un punto di forza delle banche a credito cooperativo, e la vicinanza, dicevamo, al territorio, non solo dal punto di vista economico per la parte profit, ma anche per la parte no profit. Ricordiamo anche la nascita, sempre qui un articolo dell'agosto scorso, della Fondazione Cassa Rurale Vallagarina, presidente Gianni Tognotti, vicepresidente Carmelo Melotti. L'obiettivo è rispondere in maniera più incisiva alle molteplici necessità dei territori. Qui vediamo una foto di gruppo, insomma, anche questo uno strumento in più che avete adottato per, come si diceva in premessa, per dare risposte ai bisogni più impellenti, soprattutto in ambito sociale. Infatti, queste sono tutte iniziative che rientrano nel nostro bilancio sociale. È da anni che lavoriamo su un discorso di sostenibilità, ma anche di supporto e sostegno alle comunità anche attraverso le associazioni presenti sui territori. Cerchiamo comunque di riversare importanti risorse sulle associazioni, perché anche quelle sono il cuore pulsante dei nostri territori, in particolar modo nel Veneto, dove esiste una molteplicità di associazioni, di associazionismo, che va anche a sostenere dove normalmente anche l'ente pubblico o le imprese non riescono a raggiungere per servizio o per attività. Quindi l'importanza della cassa deve essere anche questa, cioè cercare di sostenere anche in termini di aiuti queste realtà. Non da ultimo mi permetto anche di sottolineare l'importanza del passaggio sostenibile, del passaggio ambientale, che in questo momento qua è molto sentito e molto importante. Dare impulso alle nostre comunità attraverso iniziative o finanziamenti dedicati alla rigenerazione, alla riqualificazione degli immobili, il sostegno del fotovoltaico, eccetera. Anche questo crea comunità da un lato, crea benefici all'ambiente e crea comunque cultura nei nostri territori. Assolutamente sì, anche perché sul vostro sito c'è proprio una voce nel menu principale, si chiama Cassa Green, dove si parla insomma dell'impegno della cassa per l'ambiente e ci sono diverse iniziative, insomma si va verso la sostenibilità, verso i cosiddetti ESG. Anche questo è un altro capitolo importante che sarà da esplorare in maniera massiva nei prossimi anni. Tra l'altro lo state già facendo, no? State cercando di sensibilizzare tutti i vostri clienti verso questi temi che fino a qualche tempo fa poli potevano essere in qualche modo scelti in maniera opzionale. Oggi è diventato quasi un obbligo percorrere determinate strade proprio per ottenere anche dei crediti, perché le valutazioni ESG sono nate anche per quello sostanzialmente, no? Per valutare un'azienda con il proprio impatto sull'ambiente, sul tessuto economico e sociale, dicevamo, del territorio. Sì, infatti anche questo è fondamentale. Mi preme comunque sottolineare che comunque la sostenibilità deve essere un concetto anche diffuso, di cultura, dove non abbandoniamo nessuno indietro, nel senso che ci sono aziende, famiglie che hanno potenzialità di spesa, tra virgolette, mentre altre meno. E quindi dobbiamo cercare di capire come aiutare la crescita complessiva di queste persone o di queste imprese, per portarle verso un progetto di sostenibilità che sicuramente dà benefici organizzativi, dà benefici oltre che all'ambiente, dà benefici anche a livello di produzione, quindi organizzativi, miglioramenti interni. Cioè ci sono molte dinamiche che, oltre alla sostenibilità, al puro senso di migliorare l'ambiente, possono portare sicuramente migliorie alle aziende, alle famiglie, e comunque sono dei percorsi da fare insieme, da analizzare, da personalizzare insieme. Siamo in conclusione. Cosa c'è
in più ancora nel futuro di Cassa Rurale Valle Agarina? Possiamo anticipare qualche iniziativa o qualche sogno o desiderio anche da parte sua come direttore commerciale ovviamente di questa banca? Allora, io personalmente sogni ne ho tanti e quello che mi caratterizza è che l'ottimismo e la buona volontà sono le cose che ci danno più soddisfazione la mattina quando ci si alza. Partire la mattina con poco entusiasmo, poco ottimismo non ci aiuta. L'azienda in cui lavoro e che lavoro da 30 anni mi ha sempre detto che se si parte con il piede giusto, se si partono con delle idee, si possono realizzare, non si possono realizzare, si possono creare dei progetti, si possono creare relazioni nuove, conoscere persone nuove, e questo è tutto un arricchimento che ci dà questo lavoro e questa opportunità. Siamo l'unica cosa che mi sento di dire è che siamo sul finire del 125esimo anno. Abbiamo un convegno a conclusione di questo percorso di festeggiamenti, un convegno interessante su come si collocano le casse rurali nel futuro, quindi che tipo di dimensionalità può avere una banca, e quindi il tema della dimensione delle banche rispetto ai territori. E dopo concludiamo a dicembre con un bel incontro qua ad Ala con l'ex astronauta Paolo Nespoli, che ci aiuterà a fare qualche ragionamento, diciamo, con una visione un po' più alta rispetto a quello che vediamo tutti i giorni nei nostri uffici o nelle nostre imprese o nelle nostre famiglie. Ecco, che spero che ci aiuti a dare una visione prospettica e che ci dia nuove idee da sviluppare, che quello che mi interessa è quello, nel senso avere quell'input che ci permette di rilanciare tutti i giorni l'iniziativa sul territorio. Insomma, non ci si pone limiti per il futuro, visto che con Nespoli parlerete dell'universo probabilmente e dello spazio, quindi si va verso questa direzione anche come banca. Poli, la ringraziamo insomma per essere stato con noi e per averci raccontato di più e più in profondità appunto anche alcuni aspetti che riguardano la Cassa Rurale Valle Agarina, e le auguriamo in bocca al lupo per il futuro. Vi ringrazio tantissimo dell'opportunità e anche da parte mia buon lavoro e buon proseguimento. Grazie. E questa puntata, questa edizione della Settimana Veronese della Finanza termina qui e noi ci vediamo nel 2024.